Puntata molto pregna, quella di ieri, 24 gennaio 2022, del Grande Fratello VIP. In particolare, tre persone vanno in nomination: sono Baru, Natalie e Federica. Sono tre donne, se non vado errato, che ripeto vanno in nomination. A abbandonare il gioco, la casa più spiata d'Italia, è stato, vi ricordo, il buon Manuel Bortuzzo, il campione paralimpico per eccellenza. Saluta tutti, abbandona definitivamente i pipponi. In studio riceve un'accoglienza davvero epica, davvero straordinaria, nonché magnifica, quindi sublime. Soleil, Alex Belli e Delia è il triangolo amoroso, o meglio la liaison tra virgolette, che continua a tenere banco, anche se in qualche modo, in qualche maniera va a creare furia, o meglio a far infuriare il buon Alfonso Signorini, il conduttore TV del Grande Fratello VIP. Insomma, tre donne in nomination, un'uscita, ossia Manuel Bortuzzo che abbandona il gioco, ma già lo sapevamo in partenza che sarebbe andata così, ossia che Manuel avrebbe abbandonato per sempre il gioco in questione. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate. Ciao a tutti.